cucinare con il tuo microonde Hot Blast? Te lo spiega Samsung. Chi ha detto che il microonde cuoce solo i cibi pronti? Con Samsung Hot Blast puoi cucinare anche i tuoi piatti preferiti con la cottura che preferisci. Grazie ad un flusso di aria calda soffiato direttamente sul cibo, la funzione Hot Blast cuoce in maniera uniforme e mette a tempo i tuoi piatti, rendendoli croccanti fuori e morbidi dentro. Hai voglia di qualcosa di sano? Grazie alla vaporiera inclusa puoi cucinare piatti leggeri e saporiti in un batter d'occhio. Inserisci la vaporiera nella cavità, seleziona Microwave, imposta e batte a 600 e il tempo di cottura a 4 minuti. Il tuo salmone al vapore è pronto per essere gustato. Con la funzione Air Fry e il piatto doratore, invece, puoi combinare l'azione del microonde con grill e aria calda. In questo modo, donerai le tue pietanze e dorature perfette senza aggiungere olio. Provalo con le patate. Seleziona la modalità Air Fry, scegli il programma 1, poi il programma 2 e avvia la cottura. Ma non è finita qui. Con la funzione lievitazione puoi favorire in modo naturale la crescita di ogni tipo di impasto. Così sarà pronto per essere trasformato nelle delizie che preferisci. Per preparare dei deliziosi croissant, inforna il tuo impasto non lievitato. Seleziona la modalità Duck Proof Yogurt, seleziona il programma 1, poi il 2. E infine avvia il microonde. Al termine del programma, l'impasto sarà soffice e ben lievitato. Stendilo su un piano. Taglialo in triangolini e arrotolali. Nel frattempo, preriscalda il microonde selezionando la modalità Hot Blast a 200 gradi. Poi inforna le brioche, imposta di nuovo la modalità Hot Blast a 200 gradi per 8 minuti. Ed ecco pronta la tua colazione. Puoi accompagnare il tuo croissant con un buon yogurt fatto in casa. La sera prima, inserisci del latte e dello yogurt in una scodella. Seleziona la modalità Duck Proof Yogurt, seleziona il programma 2, poi il programma 1 e avvia Hot Blast. La tua colazione è servita. Cucinare è facile e veloce con Hot Blast. Ti è servito questo video? Allora potrebbero interessarti anche questi. Non hai trovato la soluzione al tuo problema? Scrivi a questa email. Potrebbe essere l'argomento di uno dei nostri prossimi video.